È il 50° anniversario del gioco di ruolo più famoso al mondo, e sto parlando ovviamente di Dungeons & Dragons. E quale migliore occasione per festeggiare un evento del genere se non andando a sbustare lo starter pack della nuova collezione di figurine e card di Panini dedicata proprio a D&D. Questo mega starter pack, mega definito proprio così da Panini, conterrà un album brossurato e ben 10 pacchetti di figurine. La collezione dovrebbe essere molto massiccia, conta più di 200 figurine, 54 card, poi ci sono versioni parallel, eccetera, eccetera. Insomma, dovrebbe essere, sulla carta si preannuncia essere, una bella raccolta. Quindi scopriamola insieme, ragazzi, andando ad aprire proprio questo starter pack. Iniziamo col fare una panoramica sullo starter pack e la collezione in generale. Il mega starter pack costa 15 euro, che ci può stare come prezzo perché all'interno ci sono 10 pacchetti da 1 euro l'uno più l'album, essendo brossurato, diciamo che 5 euro per un album del genere penso che sia più che giusto. La collezione conterrà quindi 214 figurine, 54 card, 64 figurine sagomate, sempre all'interno delle 214 comunque, e ci saranno invece versioni parallel delle figurine base, che dovrebbero essere 118. La probabilità poi sarà di una argentata parallel, una su due bustine, e le dorate invece una ogni 4 bustine. Ci saranno poi ovviamente 32 figurine brillanti, e qui abbiamo il resoconto, quindi 118 base, 64 sagomate, 32 brillanti e 54 card. Quindi questo dovrebbe essere in linea di massima il contenuto di questa collezione, una collezione piuttosto ricca, ma spero che anche la qualità, insomma, sia decente, essendo comunque un prodotto di Dungeons & Dragons che attira tantissimi appassionati da tutto il mondo. Mettiamo da parte per il momento i pacchetti, ne parliamo dopo, e adesso vediamo subito questa copertina che secondo me è bellissima. È realizzata da Alberto Del Lago, mentre il concept, se non sbaglio, dovrebbe essere di Fiorenzo Delle Rupi. Davvero molto bella questa illustrazione, rovinata un pochino da questa scritta sul lato, in mio parere, ma anche al tatto è molto buona la resa tattile. Bellissimo, con il logo di D&D in cima, alla parte frontale, mentre sul retro, niente, continua soltanto l'illustrazione. Apriamolo insieme, quindi vediamo un attimino di che cosa si tratta. Qui sulla prima pagina, sulla sinistra, abbiamo la solita checklist delle carte, quindi, che ripeto essere 54, e qui abbiamo subito un foglio con delle figurine, degli adesivi un po' più piccolini, che dovrebbero servire proprio per andare a ricreare il nostro personaggio. Questa cosa mi piace. Infatti dice: usa gli sticker di questo foglio per equipaggiare il tuo avventuriero. A pagina 1 hai a disposizione 4 spazi da riempire tra arma, outfit, oggetto magico e accessorio. Molto bene, quindi possiamo in un certo senso andare a personalizzare il nostro personaggio per affrontare l'avventura di questo album, che è strutturato un pochino come se fosse appunto una quest, un manuale. 50 anni di grandi avventure, quindi un'introduzione, possiamo effettivamente andarci a creare il nostro personaggio con tanto di nome, razza, parametri, e qui quindi possiamo già attaccare le figurine scegliendo quello che vogliamo dalla scheda che abbiamo visto prima. Quindi dai, questa è una bella chicca che permette di personalizzare il nostro personaggio. Poi iniziamo quindi dalla costa della spada, quindi tutte le varie figurine andranno a ricreare un po' questa quest. Non sto a leggervelo perché magari molti di voi vorranno anche scoprirlo un pochino da soli. Ogni figurina, come al solito, ha una didascalia. Waterdeep, la città degli splendori, nascita di un avventuriero. Molto carine le illustrazioni. E la cosa che mi piace, appunto, volevo arrivare qui, ragazzi, è che in mezzo, ogni tot, qui ad esempio dopo la figurina numero 26, ci sono un paio di pagine per andare a mettere le card. Quindi abbiamo un mini raccoglitore, vediamo un po' le tasche. È abbastanza rigido anche, molto qualitativamente secondo me di gran lunga migliore rispetto a quelli dedicati alle card che ci dà Panini. Quindi sono meno fogli ovviamente, magari ci investe
di meno, però davvero ottima la qualità, secondo me, molto rigidi. E quindi si possono mettere le card in mezzo alle figurine. Questa cosa mi piace. I pericoli della magia. Ogni tanto, vedete, ci sono anche le figurine sagomate per andare a riempire, insomma, queste illustrazioni. Beh, il feel, ragazzi, i feels sono proprio quelli di avere per le mani un manuale di D&D. Ora, è un po' che non ne sfoglio uno, purtroppo, però ricordo i vecchi manuali ed era più o meno questa il layout. Ritorno in superficie e quindi qui continua l'avventura, altri due fogli, sì, altri due fogli stavolta dopo la figurina numero 80. E questa cosa di mischiare card a figurine, di poterle mettere nello stesso album, ragazzi, è una cosa che amo. Per esempio, per Deadpool non è così, cioè le figurine poi danno sempre il solito box che a me non piace affatto, quindi bisognerà poi procurarsi un raccoglitore apposta per mettere le carte. Caccia agli Zentarim nella Tana del Drago, interessante. La prima prova, la seconda, la terza prova. Davvero molto bello. A me, ragazzi, piace. Ovviamente non c'è granché da vedere perché secondo me poi con le figurine che scopriremo fra pochissimo sarà bellissimo. Secondo me, viste le illustrazioni di D&D, eccetera, secondo me sarà veramente bello. Un album del genere finito sarà spettacolare. Sarebbe bellissimo magari completarlo con tutte le parallel dorate. Immaginate appunto ognuna di queste figurine con un'illustrazione fatta per bene e la cornice dorata. Andrebbe ad arricchire tantissimo il prestigio di un album del genere. Intrusi alla villa, fuga dalla villa, sfumatura di male. Ragazzi, scorro un pochino perché altrimenti dobbiamo aprire anche 10 pacchetti, ci metteremmo troppo tempo. E poi ci sono anche a quanto pare vari finali, epilogo 1, epilogo 2 e basta così. L'avventura continua, non si sa mai. Probabilmente avranno pensato questa cosa per magari creare altre quest, anche perché qui vedo Debut Collection, quindi una collezione al suo debutto, credo significhi appunto che l'idea sia quella poi di crearne altre se avrà successo. Ora, velocemente andiamo ad aprire qualche pacchetto per renderci conto anche di come sono le figurine. Innanzitutto i pacchetti sono una figata, ognuno con un'illustrazione, qualcosa è stato preso dai manuali, almeno così sembra, mi sembra. Insomma, molto belli. Anche i pacchetti varrebbe la pena quasi conservarli, comprarli uno di ogni tipologia e conservarli. Ma noi non lo faremo, almeno non in questo video. Cominciamo subito con lo sbusto e cominciamo subito bene con una parallel argentata. Ricordo che la probabilità dovrebbe essere di una su due su due bustine per le parallel argentate. E le illustrazioni, ragazzi, sono proprio come me le immaginavo. Sono molto belle. Questo, secondo me, è un album molto azzeccato. Almeno a me piace tantissimo questo stile. E questa è la prima card che abbiamo trovato, la C28 con sul retro anche riportato il nome del soggetto, il drago d'argento, con tanto di spiegazione. E qui ragazzi, probabilmente siamo ad una collezione che vale davvero la pena fare, ve lo dico. Poi apriamo il secondo e allora sono fortunato ragazzi, una ogni due bustine, qui invece sono due su due ed è un'altra parallel argentata. Anche questa molto bella. La disposizione poi delle figurine di Panini è sempre casuale, a quanto pare mettono le figurine in un ordine strano. Questa è la prima olografica. Bellissime. Le illustrazioni, raga, a me fanno impazzire, mi piacciono davvero tanto. Qui abbiamo il trono del Teschio del Dragone. Poi andiamo avanti, terzo pacchetto. Cercate sempre di fare attenzione, ragazzi, stavolta niente parallel, ma va bene così, siamo stati fortunati già prima. Non so per quale motivo veramente io questa cosa la odio, mettono le figurine al contrario, cioè, anche per Deadpool non hanno un criterio, tipo, bellissima questa, ok, no, questa la amo. Bruenor Battleheimer, bellissima. Io amo i nani come razza, ragazzi, sempre amati. Tutto ciò che si avvicina a
al vichingo, al nordico, o quello stile lì, insomma, altra parallel argentata. Molto bene, oh, bellissima questa. Chissà se dietro c'è scritto. No, pensavo ci fosse scritto il soggetto anche sulle figurine, invece no. No, le illustrazioni, ragazzi, sono veramente belle. E qui abbiamo l'ossobuco. Quindi avremo, penso, le card. Non ho dato ancora un'occhiata alla checklist, ma credo che siano un misto appunto tra creature, oggetti magici, ci sarà un po' di tutto. Oh, ma qui la fortuna oggi mi assiste, mannaggia. Cioè, mannaggia, no. Perché in altre cose vorrei essere più fortunato, invece sono fortunato su questa roba qui. Altra parallel argentata, altra metà figurina. Vediamo i bordi che di solito sono sempre un problema. Per adesso sembra che non ci siano grandi problemi. Questa è olografica, molto bella. E qui abbiamo un altro drago, il drago blu, anche questo spettacolare. Poi, raga, io vi invito sempre a farmi sapere che cosa ne pensate. Altra parallel argentata, ma che è, oh! Fortunatissimo sta botta. Altra parallel argentata, ancora nessuna traccia di quelle dorate. Qui abbiamo un doppione, ovviamente al contrario, grande Panini. Ok, anche questo era un doppione. E qui infatti il primo oggetto che è l'anello dei tre desideri. Questi sono artwork magari per gli oggetti, artwork un po' più standard, ma tanto sono oggetti, ragazzi, quindi ve li mettono così. Altra parallela argentata. Mi sa che ho preso lo starter pack giusto. È andata benissimo, porca miseria. Anche questa molto bella. Sto cercando di accelerare un po'. Qui abbiamo invece il rugginofago. Rugginofago, scusate. Pochi pacchetti. Per finire, probabilmente ragazzi sarà un video un po' lunghetto, eh? E volevo dirvi che io non prenderò gli Eco Blister molto probabilmente perché non ho capito quale sia la loro utilità. Perché non ci sono in questa collezione, questo è un altro doppione, non ci sono in questa collezione dei, anche questa doppione. Non ci sono in questa collezione, dicevo, delle carte in edizione limitata. Quindi di solito per le collezioni di altra parallel, penso proprio di sì, non ci sono quelle in edizione limitata. Quindi di solito gli Eco Blister nelle collezioni Panini servono principalmente a quello, perché all'interno troviamo dei pacchetti che potrebbero essere 3 oppure 5 per alcune collezioni. E sono la terza consecutiva, ho detto che ero stato fortunato, devo star zitto. Ultimo pacchetto. Ma in questo caso, non essendoci le card in edizione limitata, ho visto che gli Eco Blister, infatti, abbiamo alla fine la parallel dorata. Negli Eco Blister per questa collezione praticamente ci sono solo 5 pacchetti e costa 5 euro. Quindi il vantaggio, questa è la parallel dorata, come vedete, molto bella il contorno dorato, dà quel tocco in più. Anche questa, e qui abbiamo di nuovo un drago, anzi, questo è un drago d'argento. Non ricordo se è la prima era il drago d'argento che abbiamo trovato. Va bene, ragazzi, vi finisco di dire il concetto adesso di là, ci spostiamo di là per le conclusioni e vi finisco di dire questo concetto degli Eco Blister. Eccomi di nuovo qui per la conclusione del video. Penso che si sia capito mentre sbustavo i pacchetti quanto io abbia apprezzato questa collezione. Il fatto stesso che non si tratti soltanto di un album con qualche immagine qua e là attaccata a caso, ma che ci faccia vivere in un certo senso una nuova avventura, un'avventura in pieno stile D&D, con figurine, artwork, card con gli inserti all'interno dell'album, l'album stesso che comunque si vede che è stato fatto con una maggiore cura rispetto ad altre collezioni Panini. Tutto questo secondo me lo rende un acquisto valido. È leggermente più costoso, come dicevo anche in apertura, perché 15 euro uno starter pack è un pochino magari borderline, però appunto ci sono 10 pacchetti e un album veramente valido qualitativamente parlando. L'unica cosa, riallacciandomi a quello che stavo dicendo mentre sbustavo, non penso che porterò sul canale gli Eco Blister. Perché non ci sono card in edizione limitata, ma soltanto 5 pacchetti al costo di 5 euro, quindi è la stessa cosa di comprare 5 pacchetti sfusi, ok? Però magari mi sto sbagliando, ragazzi, quindi se sto dicendo corbellerie, insomma, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Credo che continuerò questa collezione perché a me personalmente gli artwork e le figurine piacciono,
anche le card, poi ce ne sono alcune fatte meglio, secondo me altre così così. Ma secondo me è una collezione che vale la pena iniziare e portare a termine. Tutte le parallel non credo che sarà possibile, però almeno completare l'album e vivere questa avventura credo che valga veramente la pena. Questi sono i gusti miei, ragazzi, poi magari potreste non essere d'accordo con quello che sto dicendo. Fatemi sapere quindi che cosa ne pensate. Io ho già pronto un altro box, un box con 36 pacchetti da sbustare, in realtà ne ho due. Ma credo che porterò sul canale soltanto un unboxing. E poi sto aspettando che Panini mi spedisca la Collector's Edition, se così la vogliamo chiamare, ovvero quella in scatola rossa, che conterrà l'album cartonato, quindi lo starter pack però con l'album cartonato, 10 pacchetti, una litografia con la stessa copertina che abbiamo trovato sull'album, insomma un po' di cosette che ovviamente porterò sul canale. Quindi aspettatevi quello starter pack, quindi quello in edizione da collezione. Un box almeno, e poi fatemi sapere voi ragazzi se volete che porti altri video dedicati a questa collezione. Detto questo, spero di esservi stato utile. Scusate se mi sono prolungato tanto. Mettete mi piace se è stato così, se vi è piaciuto il video, e iscrivetevi al canale perché così mi date una grandissima mano, ragazzi. Vi saluto, ci vediamo in questi giorni con un sacco di video e nuovi contenuti. Alla prossima, ciao ragazzi, a presto.